Buonasera e benvenuti alla diretta streaming per il 395esimo festino di Santa Rosalia, patrona di Palermo. Trasmettiamo il concerto nel sagrato della cattedrale. Tenore Luciano Lamonarca con la partecipazione del cantante Franc D'Ambrosio. Buona visione. Buonasera, buonasera e benvenuti a questa speciale serata in questo straordinario scenario che ci accoglie per questo benvenuto artistico, questa serata, il concerto in onore di Santa Rosalia. Dicevo, il benvenuto artistico è stato definito in questo modo ai festeggiamenti del 395esimo festino di Santa Rosalia. Palermo in festa, sono i giorni più caldi, non solo meteorologicamente, ma la serata con questa lieve brezza ci accompagna in questo viaggio straordinario nel mondo della musica con straordinari artisti che impreziosiranno appunto questa serata, a partire da lui, dal grande, dallo straordinario Franc D'Ambrosio, che torna qui a Palermo a 30 anni da Il Padrino parte terza, e poi tanti davvero straordinari artisti italo-americani, alcuni adottati, lo possiamo ormai dire, come Luciano Lamonarca, e poi soprattutto, come dicevamo, questa serata di cui siamo tutti testimoni, possiamo dire che sicuramente è una serata particolare perché mette insieme artisti di fama da un lato all'altro dell'oceano, insieme qui questa sera in questo scenario straordinario, come dicevo, quello della cattedrale, del sagrato della cattedrale di Palermo, in occasione appunto dei festeggiamenti per Santa Rosalia. Dunque, questo benvenuto artistico, siamo pronti, allora iniziamo subito questo nostro viaggio, e iniziamo con il trio che è già qui pronto, schierati, e saranno loro ad aprire con questa sorta di preludio questa serata. Il trio di Musica, al piano il maestro Mauro Visconti, tra poco sarà qui con noi. Intanto eccolo qua, è pronto il maestro Mauro Visconti, direttore d'orchestra, maestro di cappella della cattedrale, poi Marcello Enna al violino e Daniela Santamaria al violoncello. Trio di Musica dal film Schindler's List di John Williams. Iniziamo questa serata il concerto in onore di Santa Rosalia. A voi. Thank you.
il trio de Musica con questo preludio che ci introduce in questa straordinaria serata, il concerto in onore di Santa Rosalia, il tema dal film Schindler's List che ci ha fatto iniziato, ha fatto viaggiare, e soprattutto adesso entriamo nel vivo con la prima voce straordinaria, una giovane soprano palermitana, Federica Neglia. Eccola qua che ci raggiunge, accolta dal nostro applauso. Artista della compagnia di operette del Teatro Al Massimo, questa sera per noi un brano particolarmente romantico, Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone, e c'è anche una dedica speciale ai genitori che questa sera compiono 29 anni di matrimonio. Siamo davanti alla madre delle chiese di Palermo, della Sicilia, allora un grande applauso, il nostro augurio, ma soprattutto la grande emozione di lei che ha la musica che scorre nel sangue, allora farà vibrare i nostri cuori con Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone, canta per noi accompagnata dal trio de Musica che questa sera ci accompagnerà in tutto questo lungo viaggio, Federica Neglia. Federica Neglia, grazie, grazie davvero, e ovviamente a tra poco, ma non solo, anche perché questa voce straordinaria poi in questi giorni sarà la voce di Rosalia cantante, per cui prepariamoci in questo festino. Complimenti ancora una volta, straordinaria Federica Neglia, il festino
che si avvicina sempre di più. Tra l'altro, poi lo ricordo, lo potrete anche seguire su TGS, saremo proprio qui tra domenica sera, sarò qui a raccontare e anche, se volete, anche sentire le vostre emozioni, no? I palermitani e tutti i palermitani d'adozione che vengono accolti questa meravigliosa serata, saremo appunto qui per la serata in diretta su TGS. E adesso è arrivata la volta di un palermitano già artista del coro del Teatro Massimo di Palermo, sto parlando del tenore Ignazio Campisi. Eccolo qua, l'accogliamo con il nostro applauso caloroso, come calorosa questa straordinaria terra che questa sera mette insieme, come dicevamo, artisti da una parte e dall'altra dell'oceano. E Tucca nun chiagne di Ernesto De Curtis, qua assolutamente, in questo luogo così meraviglioso non si può assolutamente piangere, bisogna trovare sempre la forza di sorridere. Il sorriso di Santa Rosalia lo portiamo davvero per le strade di Palermo in questa serata, in questo concerto dedicato proprio a lei, alla Santuzza. Siamo pronti, maestri? E allora Tucca nun chiagne, accompagnato dal trio de musica, il tenore Ignazio Campisi. Ignazio Campisi con la sua voce straordinaria, Tucca nun chiagne, non si può assolutamente piangere, si deve sorridere e trovare la forza. Grazie davvero, grazie, a dopo naturalmente, perché i nostri artisti torneranno, il mio compito è solo quello di introdurli, poi ovviamente la nostra serata va avanti e adesso è arrivato il momento di introdurre lui. Tra l'altro, l'ho detto all'inizio, no? Che la nostra splendida città di Palermo è una città che accoglie, una città
che è davvero ospitale. Lui possiamo definirlo anche, perché no, un siciliano di adozione. Lui è un tenore italo-americano e nel suo prestigioso curriculum vanta davvero partecipazioni nelle sale, nelle sale da concerto, nelle sedi tra le più rinomate del mondo: Lincoln Center di New York, il Madison Square Garden, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Sto parlando di Luciano Lamonarca, eccolo qua, lo accogliamo con uno straordinario applauso, eccolo qua, instancabile tra l'altro anche qui al lavoro, perché si possa realizzare questa serata nel migliore dei modi. È davvero, è quella la strada tracciata è quella giusta. Luciano Lamonarca, Non ti scordar di me di Ernesto De Curtis, accompagnato dal trio De Musica. Pronti ancora una volta per continuare il nostro straordinario viaggio di questa sera nel concerto di Santa Rosalia. Non ti scordar di me, il tenore Luciano Lamonarca. Partirono le rondini dal mio paese freddo e senza sole, cercando primavere di viole, nidi d'amore e di felicità. Thank you.
Cuore ingrato,
Since this is a collaboration between, deformazione professionale. Siccome questa è una collaborazione tra America e Palermo, facciamo un po' di musical anche. Tonight, che vuol dire questa notte. Thank you.
and there's nothing for me but Maria. Every side that I see is Maria. Tony, Tony. Always you, of a thought I'll never know. Everywhere I'll go, you'll be. Tonight, una serata davvero speciale, fuori fuochi d'artificio, avete sentito? Beh, davvero la gioia nella gioia, è una serata davvero speciale, wonderful, vista la deformazione professionale di poco fa, è stato meraviglioso quell'attacco di prima. Bene, grazie a voi, allora a tra poco, grazie, ancora un grande applauso, la Monarca e Neglia, guardate che coppia straordinaria, poi con il trio de Musica, è arrivato il momento del super ospite di questa sera, la sua preziosa partecipazione rende davvero molto molto particolare questa serata che, come dicevo, mette insieme, grazie alla santuzza, guardate un po' i tantissimi miracoli, mettendo insieme i due capi dell'oceano, dagli Stati Uniti all'Italia, e lui torna qui a Palermo a 30 anni dal Padrino parte terza, torna qui dopo essere stato protagonista, ce lo ricordiamo davvero nelle vesti di Anthony Corleone Junior, e lui è qui al concerto per Santa Rosalia a Palermo, Franc D'Ambrosio, eccolo qui che arriva accolto dal nostro applauso. Thank you very much, grazie mille davvero, grazie mille. Con
la tua straordinaria voce, ma soprattutto la tua straordinaria simpatia, perché davvero quest'uomo, quello che riesce a trasmettere oltre la musica, va davvero oltre la sua straordinaria voce in questo contesto straordinario. Tra l'altro adesso vivremo un medley particolare, partendo da Bring Him Home, poi Brucia la Luna, poi un medley, dicevo, anche dal Fantasma dell'Opera, e poi ci sarà ancora una volta la nostra gemma preziosa, le ha aperto la serata, eppure sarà qui con te poi il soprano Federica Neglia. E allora continua questo nostro viaggio, il concerto in onore di Santa Rosalia, questo benvenuto artistico al festino, con la straordinaria presenza e il nostro applauso per lui, accompagnato dal trio de musica Franc D'Ambrosio. Luciano, vieni qua. Avrò il piacere di fare anche da traduttore stasera, quindi se c'è qualcuno che parla inglese, perdonate qualche errore. Perché io non parlo bene. I miei sì, io no.
It's an honor to be here this evening. È un grande onore per lui essere qui questa sera. Because many years ago my family left Palermo to go to America. Perché molti anni fa la sua famiglia ha lasciato Palermo per andare in America. We were immigrants to America. Loro erano immigrati d'America. Prego. And it's especially proud for me tonight. Ed è specialmente orgoglioso per lui questa sera. Because my family, all my family got married at Santa Cristina. Specialmente orgoglioso perché la sua famiglia si è sposata alla chiesa di Santa Cristina. The small church. Una piccola chiesa qui alle spalle. So tonight this is for my family. Questa sera lui canta anche per la sua famiglia. And for the memories of my family. E per la memoria dei suoi antenati. Adesso godetevi quello che per quale Franc è stato conosciuto nel mondo. Aver cantato questa canzone davanti a milioni di persone. La canzone del film Il Padrino parte terza. Luciano, vieni qua, di piacere. Thank you so much, Luciano. No problem. Okay. The next song I'd like to sing is going to be from the Broadway show Phantom of the Opera. La prossima canzone che lui canterà proviene dal musical Phantom, il fantasma dell'opera. I played the role of the Phantom. Lui ha cantato il ruolo del fantasma.
For more than 2,600 times in America. Più di 2,600 volte negli Stati Uniti d'America. So tonight I'm going to sing it for you. Questa sera lui andrà a cantare per voi. Prego. Your mind. Sing once again with me, how strange you met. My power over you grows stronger yet. And though you turn from me to glance behind, the phantom of the opera is here. The point of no return. No backward glances. A game of make-believe are at an end. We pass the point of no return. Pay homage to music, music. You have come here for one purpose and one alone. Since the moment I first heard you sing, I have needed you with me to serve me, to sing for my music. Sensation, darkness stirs and wakes imagination. Silently the senses abandon their defenses. The music of the night. Let your mind
start a journey through a strange new world. People thought of the world you knew before. Let your soul take you where you long to be. Your darker side give in to the power of the music that I write, the power of the music of the darkness, forget these wide-eyed fears. I'm here, nothing can harm you. My words will warm and calm you. Let me be your freedom. Let daylight dry your tears. I'm here with you, beside you, to guard you and to guide you. Say on. Let me be your light, you're safe, no one will find you, your fears are far behind you. All I want is freedom, a world with no more might, and you always beside me, to hold me and to guide me. Then say you'll share with me one love, one lifetime. Christine,
That's all I ask of you. Say you'll share with me that love come like time. Say the world and I will follow you. Share each day with me, each night, each morning. Say you'll love me. You know I do. Love me. That's all I ask of you. Anywhere you go, let me go too. Very, very wonderful. È arrivato davvero straordinario, strepitoso, strepitosa, davvero. Chiudendo gli occhi, ci hai portato direttamente a Hollywood, a Broadway. Davvero complimenti, grazie, grazie. Adesso è arrivato il momento di rimettere i piedi per terra. Non è vero, continua, lo dicevamo scherzando con gli amici del Toba Service che ringraziamo. Beh, che dire, davvero straordinario. Ci rivediamo poi per il gran finale, un altro grande applauso. Grazie, grazie, grazie di cuore davvero per l'emozione straordinaria in questo concerto per Santa Rosalia. Per una cosa la dobbiamo dire, abbiamo detto d'adozione, viva Palermo e Santa Rosalia, lo possiamo dire, eh? Forza, insieme, lo possiamo dire? Lo diciamo domenica, tu rimani qua, sei con noi? Benissimo, allora lo aspettiamo per questo festino da vivere insieme, ma soprattutto grazie ancora una volta, il nostro applauso a lui, a Franc D'Ambrosio, straordinario, Federica Neglia, che emozione davvero, grazie ancora una volta, dopo straordinari, davvero strepitosi. E adesso guardate un po' questo scenario che dicevo, ma naturalmente anche lo scenario naturale, c'è lo stellato, la luna è lì, ma adesso chiamiamo in causa anche il sole, o con lo sole mio, e mettiamo insieme queste due voci strepitose, quella del tenore Ignazio Campisi, del tenore Luciano Lamonarca, che ritornano con il nostro applauso. Eccoli qua, con il trio de Musica. Bello anche il ruolo del traduttore stasera, è tutto fare per la serie, non ci facciamo mancare nulla. Siamo pronti? Allora abbiamo detto che dopo la luna adesso arriva anche il sole, il trio de Musica è pronto. Beh, stasera anche per voi una bella cavalcata, Sistemiamo i microfoni e ci prepariamo per vivere quest'altro momento di Edoardo Capua, O Sole Mio, i tenori Ignazio Campisi e Luciano Lamonarca. Oh!
fronte a te. Stai in fronte a te. Sotto fenestra toia resta via, buona fa notte o sole se ne scende. Volevo parlare. Un minuto. È doveroso. Salvatore ha detto: io sono un tenore adottivo. A volte avrei preferito essere nato qui. Devo dire che ritornare a Palermo dopo 8 anni, ho lasciato questa città nel 2007 per andare a provare fortuna negli Stati Uniti d'America, così come i parenti di Frank. Quando si arriva in America le difficoltà sono sempre tante, ma quando un uomo prova a se stesso di potercela fare, ce la fa. Sempre bisogna fidarsi al Signore, però. Credo che sia doveroso per me. Questo è un grande onore poter cantare in Palermo, in onore di Santa Rosalia, e di avere qui con me alcune persone che hanno condiviso i miei 5 anni in questa vita palermitana. Quindi, prima di tutto, volevo ringraziare il sindaco Orlando, il vice sindaco Giambrò, nell'arcidiocesi di Palermo, per aver concesso questo concerto e averlo sostenuto moralmente, ed è molto importante per noi. Volevo anche ringraziare la famiglia Greco, la famiglia Fabio e la famiglia Denaro, il maestro Ignazio Campisi e la sua famiglia, nonché quella di Monsignor Filippo Sarullo e la sua famiglia. Persone che mi sono state vicino nel percorso umano, se vogliamo, nella mia crescita, così nel percorso canoro. Il perché ho scelto questi brani musicali hanno tutti un perché. Il primo è non ti scordare di me. La mia speranza è che voi non mi scordiate, che effettivamente io possa ritornare qui in questa città. La seconda è mamma. Io ho perso mia mamma quando ero a Palermo. Ero appena ritornato dalla Puglia e il 5 luglio del 2005 mia madre ci ha lasciati. E ancora qui una volta, quello è un omaggio a lei che ci guarda, che mi guarda sempre su dal cielo. Adesso c'è invece un brano di Domenico Modugno, anche lui adottivo siciliano, che si spacciò per un po', invece ci sono stato. Ciao ciao bambina. Potevo cantare Torna sul Riento, ma avrei fatto un torto a noi di Palermo. Ciao ciao bambina, nel 60° anniversario del brano vuole essere semplicemente un
la città di Palermo è la mia bambina, quindi io le do un bacio, che spero che non sia un bacio da Dio, sicuramente non lo è, ma con la speranza di ritornarci vivamente, e vi sono grato, perché questo è il mio ultimo brano prima che il maestro Campisi finisca. Grazie ancora. Mille violini suonati dal vento, tutti i colori dell'arcobaleno, vanno a cercare una pioggia d'argento, ma piove, piove sul nostro amor. Ciao, ciao, bambina, un bacio ancora, e poi per sempre ti perderò. Fiaba, l'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più, cosa che trema sul tuo visino, ed oggi ho pianto, dimmi cos'è. Vorrei provare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amor. La potete cantare se la sapete. Luciano Lamonarca, ciao ciao bambina, dedicata a questa Palermo. Tra l'altro lo scorso anno proprio il festino c'era la bambina, no? E adesso rinnoviamo questo saluto. Ci avviciniamo, come tutte le cose più belle, alle battute finali, alla gran finale. È stata davvero una serata straordinaria, credo che sia arrivato il momento di chiamare chi ha permesso, davvero il padrone di casa. Siamo, dicevo, accolti sul sagrato della madre, delle chiese, della cattedrale di Palermo. Allora lo chiamiamo, lo accogliamo col nostro grande applauso, lo chiamiamo insieme, Don Filippo Sarullo, eccolo qua, impegnato ogni giorno. Non solo sulla fronte, questi giorni particolarmente, ma sono quelli più noti, quelli del festino, ma poi ogni giorno nel lavoro parrocchiale con la cattedrale, che questa sera, dicevo poco fa, no, ho avuto la possibilità di mettermi un po' lì a godermi anch'io lo spettacolo accanto a Don Filippo, dicevo, in questo scenario straordinario, con queste voci, poi tutti, come ci ricordava Luciano, ringraziando il Signore, ringraziando Santa Rosalia che ha unito davvero i due mondi. Don Filippo, che meraviglia, che meraviglia. Metto da quest'altra parte, eccoci. Bene, sono davvero contento questa sera di avere organizzato questo concerto in onore di Santa Rosalia. Come sapete, ogni anno durante i giorni del festino organizzo degli spettacoli, e quest'anno ho pensato di invitare Luciano, che mi ha proposto di portare con sé dall'America Franc D'Ambrosio, e sono molto davvero entusiasta di questa serata, perché ho rivissuto, ho ripensato gli anni trascorsi qui a Palermo, quando ho conosciuto Luciano in una circostanza particolare,
perché Luciano doveva portare la mamma dal Papa, ammalata di cancro, e ha perso l'aereo. E mi chiama il giornale di Sicilia, allora ero segretario del Cardinale, e mi chiedevano se potevo organizzare nuovamente questo appuntamento con il Papa. E l'ho fatto, e da allora è nato questo sentimento di gratitudine da parte di Luciano nei miei confronti, ma è nata una bella amicizia che ci lega da allora, e pertanto ho pensato per questo di farlo tornare dall'America qui a Palermo, in questa sua città che tanto ama. E quindi ringrazio e saluto Luciano con la moglie Valentina, e poi saluto Franc D'Ambrosio, che tra poco ci raggiungerà di nuovo per il finale, eccolo. Federica, Neglia, il trio de Musica guidato dal maestro Mauro Visconti, che è in cattedrale è di casa, e il tenore Ignazio Campisi. E auguro a tutti una buona serata, una buona conclusione di serata, e soprattutto auguro a tutti buon festino, e vi aspetto per gli appuntamenti religiosi. Parteciperemo tutti domenica sera alla discesa del carro verso la marina, ma vi aspetto anche per la solenne processione con il corpo di Santa Rosalia, che, come sapete, credo sapete, si conserva qui in cattedrale nella meravigliosa urna argentea del 600. Buon festino a tutti, viva Palermo! Grazie di cuore davvero a Don Filippo, anche per avermi coinvolto in questa serata. Ho accettato, è stato un po' last minute, no? Ero fuori, non ero a Palermo, però quando Don Filippo chiama non si può dire se non eccomi, anche in questo caso per lanciare questo bellissimo messaggio. Anche, come diceva poco fa, mi è piaciuto tantissimo che diceva Luciano, no? Ringraziamo il Signore oggi perché grazie a Santa Rosalia siamo qui uniti, e adesso ci avviciniamo alla gran finale. Ricordiamo ancora una volta, ovviamente questo è il benvenuto artistico al festino, poi domenica e lunedì, e poi anche su TGS, se volete, magari chi per gli ammalati, magari per i vostri familiari che non potranno seguirlo, potranno seguirci, ci sarà pure anche lui a raccontarci quello che accade appunto al festino su TGS. Volevo anche salutare quelli che ci stanno seguendo via web, perché siamo in diretta streaming, e ringrazio anche coloro che ancora a questa ora sono negli studi, e anche a questa età, no? E anche a quest'ora stanno permettendo a tanti di seguire questo concerto. Buona serata ancora a tutti. Grazie mille, straordinario, sempre davvero buon lavoro al nostro Don Filippo. E questo è arrivato il momento di introdurre quest'ultimo brano, anche quello, diciamo, ringraziamo Luciano Entertainment per tutto il lavoro, insieme questa sera al Toba Service, tutto quello che è stato fatto, anche dietro il tuo lavoro dietro le quinte, anche la scelta dell'ultimo brano in particolare. Soprattutto, si può essere in America a calcare i grandi teatri del mondo, però la mia formazione vocale avviene qui in Palermo, avviene dal tenore che adesso canterà Nessun Dorma, e ho voluto che lui finisse, non solo perché lui è palermitano e perché è il mio insegnante di canto, quindi potete capire bene il mio grande sentimento. Non ho mai cantato con Ignazio Campisi nessun brano, questa è la prima volta che abbiamo duettato insieme. Ho voluto che sia lui a terminare, perché qui in questa città avete forse uno dei più grandi tenori esistenti al mondo adesso. Uno può anche non aver fatto una grande carriera per una sua scelta, però l'umanità e la vocalità di Ignazio sono uniche, e io mi sono ripromesso adesso di portarmelo con me, piano piano, partendo da Palermo. Ignazio Campisi, Nessun Dorma. A voi. Il nome mio nessun sapere.
Maestro, grazie mille. Ignazio Campisi che rimane qua perché dobbiamo chiamare tutti gli altri. Ancora una volta il nostro applauso per il trio de musica, davvero straordinario questa sera con queste temperature, ma sono dei grandi professionisti abituati a questo e a tante altre cavalcate musicali. Luciano Lamonarca e lui, Franc, vieni qua, vieni Franc, davvero sei stato straordinario in questa serata. Franc D'Ambrosio, raggiungici al centro del palco ancora una volta per godere dell'applauso di Palermo che ti accoglie, ti adotta in questa serata straordinaria. Grazie davvero di cuore a questi straordinari artisti per quello che ci hanno regalato in questo concerto in onore di Santa Rosalia. Grazie a voi per essere stati con noi, grazie alla Cattedrale, a tutti coloro i quali hanno collaborato alla realizzazione di questa serata, e ancora una volta l'applauso a loro. Buona serata, buon proseguimento di festino. Evviva Palermo, evviva Santa Rosalia. Buonanotte, buonanotte a tutti. Per il 395esimo festino di Santa Rosalia, patrona di Palermo, abbiamo trasmesso il concerto in diretta streaming nel sagrato della cattedrale. Si sono esibiti il tenore Luciano Lamonarca con la partecipazione del cantante Franc D'Ambrosio. A voi tutti buona serata.